In questo convegno si è palesata sempre più, in maniera sempre più netta, la differenza che c'è tra le società matriarcali e quelle patriarcali. Se nelle società matriarcali il fondamento è il vivente con le sue potenzialità e necessità, e il fine cogente da perseguire è il sostegno alla vita, appunto, al vivente stesso. Ciò vuol dire che le donne hanno, le madri hanno una Weltanschauung, una visione del mondo affatto diversa rispetto a quella che si materializza, che si palesa nelle società patriarcali, dove la vita vale meno di una cicca di sigarette. Ora, al di sotto di ogni visione del mondo, c'è necessariamente un sistema di concetti che viene fuori, che scaturisce da esperienze che danno forma al pensiero. Ora, io vorrei portare l'attenzione delle persone presenti proprio sul sistema di pensiero, sull'apparato cognitivo e sulla relazione che c'è tra il pensiero, appunto, e le scelte che si fanno, siano esse scelte grandi, scelte politiche, ma anche le scelte comuni, quelle della vita di ogni giorno. È chiaro che queste scelte si materializzano poi nei sistemi sociali. Ora, nella fattispecie sembra quasi che le acutissime scelte che le madri fanno nelle società matriarcali scaturiscono dalla produzione e dalla cura della vita, cosa che senz'altro è vera, però senza essere rischiarate dalla luce del pensiero. Escono così spontaneamente. Lo stesso per quanto riguarda le società dei padri, le scelte irrazionali e insensate che stanno facendo della nostra vita un inferno senza ritorno, non vengono assolutamente collegate al sistema di pensiero che le regge. Grandi donne come Virginia Woolf, Simone Weil, Hannah Arendt hanno posto la loro attenzione sul pensiero, indirizzando così l'attenzione femminile. Io ho risposto a questa sollecitazione e da anni la mia attività principale è appunto pensare il pensiero. Detta così, sembrerebbe un'attività puramente teorica che non riesce a dar conto della complessità della vita concreta, quindi dei viventi come siamo noi. In realtà la teoria del corpo pensante che io ho elaborato ed è scritta in un saggio intitolato appunto Il corpo pensa, è di natura ben diversa, perché fa scaturire un organismo vivente, un soggetto vivente assolutamente concreto, e fa di questo soggetto concreto il produttore del pensiero. Secondo me, l'organismo vivente è un sistema che si autogoverna, si autoorganizza e si autogoverna, si autoregola.
Questo vuol dire che è essenzialmente un sistema cognitivo. Secondo me l'organismo vivente è in grado di trasformare la propria esperienza in pensiero, così come è in grado di trasformare la materia in energia. Praticamente noi possiamo pensare perché siamo senzienti. La capacità di sentire permette di fare esperienza, l'esperienza è quella che produce conoscenza, la conoscenza produce pensiero e quindi la possibilità di agire. Quindi sentire, esperire, conoscere, agire fanno parte di un processo unico che non può essere assolutamente separato. In questo modo saltano completamente le dicotomie che lacerano il corpo vivente in parti contrapposte. Salta soprattutto l'opposizione che c'è tra anima e corpo, tra soma e psiche. Che fa del corpo un mero ricettacolo della mente? E della mente un oggetto misterioso di cui non si sa da dove viene e che cosa in realtà sia. Se la mente è, come penso, un diretto portato dell'esperienza, allora possiamo parlare di differenza e possiamo giustificare la differenza tra la mente maschile e femminile, perché l'esperienza più importante, quella che fonda la specie e le specie, è l'esperienza riproduttiva. Secondo me il corpo, la mente riproduce l'esperienza del corpo. Come le donne contengono nel loro corpo un'altra creatura, come la costruiscono connettendo tutti i vari aspetti, così producono una forma mentis contenitiva, connettiva e costruttiva. Le donne stanno nel mondo con tutto il loro corpo, lo percepiscono con tutti i sensi, questo fa in modo che il loro sguardo sia circolare. Cioè le donne abbracciano il reale, abbracciano la complessità del reale e sviluppano dei concetti, delle categorie mentali che hanno questa caratteristica. Sono ampie, contenitive, connettive e sono flessibili, cioè sono in grado di seguire il divenire continuo del vivente. Gli uomini sono privi di questa esperienza, cioè manca agli uomini tutto il sapere della vita. Questo riduce il loro orizzonte mentale e fa in modo che l'approccio cognitivo al reale sia un approccio come possiamo dire, monodirezionale, cioè gli uomini osservano un dato per volta, lo scorporano dal contesto, lo isolano rispetto agli altri dati e oppongono questi dati fra di loro. Inoltre non stanno nel mondo con tutto il corpo come le donne, ma privilegiano la vista. Per cui sono praticamente uno sguardo sul mondo, si pongono alla finestra, guardano il mondo, appiattiscono il reale su uno schermo in cui passano oggetti che, come vi dicevo, percepiscono uno alla volta. Questo sguardo è anche uno sguardo su di sé, per cui come spezzettano, atomizzano il reale, così atomizzano se stessi. La logica è opposta all'affettività, il soma alla psiche e così via. Tutto questo fa svanire l'organismo vivente, cioè fatto a pezzi l'organismo vivente come soggetto concreto unitario svanisce. Questa defiance è registrata dalla filosofia che ignora completamente l'organismo.
noi, così come siamo, soggetti concreti, non esistiamo nel mondo del pensiero. Non esistiamo completamente, perché il soggetto invece, l'anima, ragione o spirito, cioè un essere immateriale. Quindi credo che sia una bella impresa pensare di vedere soddisfatti i nostri bisogni e di vederci riconosciuti così come siamo, se semplicemente non esistiamo nel mondo del pensiero. Credo che di questo le donne in generale, ma anche gli uomini stessi, facciano esperienza continuamente. Questi caratteri, i caratteri del sistema concettuale, sia femminile che maschile, si riversano a pioggia sui sistemi sociali, conformandoli in modo affatto diverso come è sotto i nostri occhi. Luciana, nel suo intervento l'altro giorno, ha mostrato in maniera quasi tangibile questa differenza, no? Quando ha mostrato Zeus, no? Che pietrificava l'altro vivente, insomma, dicendogli o uomo o animale, no? Cioè questa polarizzazione, appiattimento del reale sugli opposti. E invece poi ha mostrato la donna che riconosce la continuità del reale, cioè che nella sua mente comprende, contiene tutto il reale. Ultimamente ho ricevuto un'osservazione critica alla mia tesi, in genere condivisa, la quale asserisce che il lavoro materno che tutti sono in grado di vedere sta alla base delle comunità matriarcali e produce il sistema di valori riconosciuto e rispettato, non la mente che nessuno vede. Inoltre, parlare di femminile e maschile senza far riferimento a determinati periodi storici, a particolari ruoli e attitudini delle donne e degli uomini in quel contesto, produce un'entità astratta, un fantasma, e si pecca di essenzialismo. Ora non è qui il caso, non è qui il momento per fare una bella critica come meriterebbe all'essenzialismo, ma rispondo a questa cosa dopo, continua la critica, la mia tesi, dicendo: non è vero che donne e uomini interpretano in modo diverso il reale. Infatti, la visione di entrambi è matriarcale nelle società guidate dalle madri e patriarcale in quella guidata dai padri. Come si vede, l'idea che il pensiero sia sostanzialmente neutro, propalata dagli uomini, resta fortemente radicata anche nelle donne. Il problema è che intanto il neutro non esiste. E inoltre, siccome il neutro, ormai lo sappiamo, equivale al maschile, allora anche per le donne il logos, il pensiero, resta maschile. Il fatto è che il misconoscimento della differenza mentale tra i due sessi, peraltro confermata quotidianamente e in modo ormai inoppugnabile dalla scienza, lascia senza risposta il legittimo interrogativo che sorge se, ampliando lo sguardo, constatiamo che la differenza tra i due sistemi sociali c'è comunque, perché tutte le comunità matriarcali hanno delle caratteristiche in comune e tutte le comunità patriarcali hanno delle caratteristiche in comune al di là poi delle differenze. Per quanto riguarda la mente, poi, essa è invisibile soltanto per chi continua ad essere cartesiano, cioè crede che la mente sia una sostanza e quindi vorrebbe proprio toccarla con mano, vederla, perché altrimenti la mente si vede come nelle scelte pratiche e concrete che noi facciamo. Che Marx aveva già sottolineato quando diceva che teorie e prassi non possono essere separate. Purtroppo ancora oggi questa differenza, insomma, resta
in un cono d'ombra. Se invece noi pensiamo che la mente sia come un processo del corpo, allora la tocchiamo con mano, appunto, come dicevo, nelle scelte, no? E vediamo che le organizzazioni sociali sono la materializzazione della mente che le governa. Rifiutarsi di riconoscere questa realtà elementare significa impedirsi di incidere sul mondo reale. Siamo l'unica specie che vive, si muove in un universo fantasmatico che non corrisponde alla realtà, perché le categorie mentali che noi seguiamo non riescono rappresentare, a riverberare il reale com'è nella sua complessità e il suo divenire. E rifugiamo dal confronto costante e continuo con la realtà. Dobbiamo riconoscere la differenza fra i sessi. Noi possiamo, anzi dobbiamo superare il gender, perché è una costruzione sociale, ma non possiamo non riconoscere i sessi e la loro differenza. C'è un sesso a cui tutti i sessi, quello maschile e anche gli eventuali altri sessi, devono la loro vita, è quello che fonda la specie, e non solo fonda la specie nel senso che costruisce i corpi viventi, ma siccome i corpi sono pensanti, costruisce anche la mente, permette l'evoluzione della mente. Che si debba alle madri l'evoluzione della specie, ormai la scienza lo conferma a tutti i livelli. E ci sono delle interessanti scoperte che mostrano come le madri, cioè quando le femmine hanno i figli, sviluppano delle capacità mentali che poi restano, permangono nel corso della vita. La cosa interessante è che dimostrano anche che anche le donne che non hanno figli, a cui vengono affidati in cura dei bambini, anche queste sviluppano le stesse capacità. D'altra parte, le donne comunque, anche se non fanno figli, hanno nel loro corpo il ricordo della costruzione del vivente. Ma la cosa veramente interessante è che anche i maschi, che si curano poi dei piccoli, a cui vengono affidati i piccoli, sviluppano anche loro, se non come le donne, delle capacità di apertura mentale. D'altra parte i Mosso e tutte le comunità matriarcali dimostrano che gli uomini possono, poiché sono viventi, e i viventi devono necessariamente essere plastici per poter sopravvivere. Dunque bisogna a tutti i costi riconcettualizzare. D'altra parte, in questi interventi che ci sono stati in questi giorni, c'è stata la richiesta di riconcettualizzare. Non so, Luciana diceva riconcettualizziamo la maternità, riconcettualizziamo il mercato, Francesca diceva bisogna cancellare dalla nostra mente certi concetti. Allora, anziché pensare di riconcettualizzare questo e quello, forse dobbiamo riconcettualizzare in toto la realtà, e cioè cominciare a radicarci nel nostro corpo e nella terra. Grazie tanto. Grazie.